per il suo impegno e le sue opere. Atteso che l'amministrazione comunale intende conferire la cittadinanza onoraria all'imprenditore Davide Maraffino, che ha deciso di investire nel suo paese di origine mediante la realizzazione di un ambizioso progetto che consentirà di dare sviluppo alla realtà socio-economica e imprenditoriale di Sant'Andrea, dato atto che l'attribuzione della cittadinanza onoraria comporta la consegna, durante una normale cerimonia, di un attestato di riconoscimento in favore della persona che ne viene insignita, a dimostrazione dell'iscrizione simbolica tra la popolazione del comune, considerato che il riconoscimento della cittadinanza onoraria, concretizzandosi nell'interpretazione dei sentimenti di un'intera collettività, non può che essere ricondotta tra le competenze del Consiglio comunale, ritenuto pertanto di dover conferire la cittadinanza onoraria da parte del Comune di Sant'Andrea di Conza a Davide Maraffino, chiedo a questo consesso di procedere all'approvazione della presente delibera con la seguente motivazione. Chiedo quindi al Consiglio di procedere al deliberato, conferendo, dando mandato al Sindaco di conferire la cittadinanza onoraria per questo motivo. Per il prestigio conseguito in Italia e all'estero attraverso il prezioso e straordinario contributo profuso nell'intensa attività imprenditoriale, umana, sociale e morale. Prima di passare ovviamente all'approvazione del deliberato, se ci sono interventi. Ovviamente anche io sono emozionata, quindi per la giornata importante. La lezione che ci viene da questa persona è che ognuno di noi
ciascuno in base alle proprie possibilità può e dovrebbe impegnarsi per la propria comunità. Per questo, anche per questo, grazie a te. Soprattutto non come consigliere comunale, ma in veste di amico.
accompagnare questa solidarietà e questo afflato che giustamente deve venire da tutta la comunità, al di là della distinzione dei ruoli istituzionali, politici, perché finalmente si offre una possibilità a questa comunità che è stata millantata per anni da personale politico, anche a più alti livelli, che hanno utilizzato a piene mani i fondi pubblici non per garantire lo sviluppo e per garantire l'insediamento sociale ed economico in queste realtà, e purtroppo sono diventate le più desertificate della nostra nazione. Già dagli anni 50 era iniziato il processo di emigrazione. Si era convinti che con la spesa pubblica questo gap di desertificazione, quindi reinsediamento delle popolazioni presenti sul territorio, potesse essere recuperato. E così non è stato, tant'è che abbiamo assistito, al di là di certi aspetti virtuosi, anche ad uno spreco di denaro pubblico che ha ulteriormente alimentato, soprattutto negli ultimi anni, questa desertificazione demografica. La nostra comunità è da anni in difficoltà come tutta la Sardegna. Se tu pensi che nel 91 i 17 comuni, Piero Quil, vecchio segretario della comunità montana, tutto descansante, saluto ovviamente, se tu pensi che nel 91 i dati del censimento consegnavano ai 17 comuni che afferiscono alla comunità montana altrettanto una presenza di 51.000 abitanti, e vai a leggere a distanza di oltre 20 anni questi dati, ti accorgi che praticamente siamo molto al di sotto dei 40.000 abitanti. Stiamo parlando di una cifra che probabilmente non ti posso dare in maniera certa perché ci riferisce a qualche tempo fa, ma che sicuramente si è ulteriormente modificata dal punto di vista della presenza umana. E io ho letto attentamente quella lettera aperta che tu hai fatto alla cittadinanza, perché rifuggo da manifestazioni e rifuggo da contatti, perché in questa fase della nostra vita tu sei ritornato a Sant'Andrea e io sto tentando di smarcarmi completamente da un impegno politico che è durato fin troppo per quanto mi riguarda, cercando di trovare anche io nel mio piccolo un piccolo spazio professionale che mi consenta di dire finalmente ho realizzato anche l'altra parte del giro. E quindi io ho letto molto attentamente le cose che tu hai detto in quella lettera aperta. Quindi io le sottoscrivo appieno, perché dal punto di vista culturale e dal punto di vista della riputazione imprenditoriale sono cose che io sempre avuto come riferimento nel mio impegno politico e istituzionale del passato. Perché uno dei problemi di Alitalia, quindi di Italia meridionale, è questo fatto di dover fare riferimento sempre ai soldi. Tu invece sei venuto qui in maniera molto utile, come ha detto Fuggita, ma con il tuo connotato di imprenditore, con il tuo connotato di uno che ha già avuto in altre zone d'Italia un successo professionale importantissimo e che quindi è conscio di dover riprodurre in queste zone questo stesso successo avuto a Roma, nella speranza che ci sia la possibilità di una ripresa non solo per questa comunità che è in difficoltà socio-economica come tutta l'altra comunità, ma che ci sia anche l'inizio di quei 100 uomini forti dei quali diceva Dosso, che tornando qui in queste zone riescono, diciamo così, a invertire una logica culturale che è fatta di clientelismo e duro a morire, caro Davide, e che sarà la tua bestia vera negli anni prossimi quando rimarrai con noi qui a San Andrea, e che invece bisogna superare dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico. Se tu riesci a recuperare
questo dato, spiegando benissimo gli ambiti nei quali tu come imprenditore figurerai, probabilmente avrai dato un duplice beneficio a questa comunità. Avrai tagliato completamente con il passato, che non è un passato glorioso, anche se è un passato fatto di democrazia, purtroppo, in queste zone, come nella gran parte delle zone del Sud in Italia, il passato non è stato definitivamente democratico, ma è stato utilizzato per mantenere classi dirigenti che purtroppo nel momento in cui è finita la spesa pubblica hanno fatto poco. Tu da questo punto di vista puoi recuperare questo dato e io nel momento stesso in cui recuperi questo dato sono convinto che farai e avrai lo stesso successo che hai avuto da imprenditore a Varese e in questo modo di questo se ne beneficerà tutta la comunità e tutto il territorio. Io ti ringrazio nuovamente. Agevolare il futuro per
faticoso impegno. Ritengo che forse la tua scelta ha in un certo senso politicamente realizzato quello che si voleva, che la politica forse voleva realizzare 10-15 anni fa. La crescita dal basso, la crescita dal basso che non è mai partita. La crescita dal basso non è mai partita perché è caratterizzata da una classe dirigente che mirava ben alto a scelte, parlo naturalmente di classe dirigente politica più alta, regionale, di diretta, le linee guida per lo sviluppo del nostro territorio. Il territorio che si impoverisce e diventa sempre più difficile rafforzare i rapporti fra le comunità, dove i campanilismi ancora la fanno da padrona e dove non si riesce a costruire un tessuto sociale ampio tra i diversi comuni. I due esempi di crescita dal basso è una forza propulsiva che noi dobbiamo cogliere e rilanciare sul territorio, rilanciare la programmazione sul territorio. Non possiamo lasciare il territorio libero a venire speculatori che non lasciano sicuramente la crescita delle risorse. La nostra vicinanza è ancora più forte dal punto di vista istituzionale e insieme tuteleremo e faremo del nostro territorio sicuramente qualcosa di buono. Grazie per la presenza. Intendiamo perseguire l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e al contempo consolidare il percorso di integrazione e radicamento della sua opera imprenditoriale e sociale nel tessuto locale, che peraltro con il suo impegno, la sua passione, la sua grande determinazione è stato invigorito ed illuminato dai valori fondanti di un vero spirito comunitario. Chiedo a questo punto all'onorevole Consesso, che mi onoro di presiedere, di passare alla votazione. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. Chi è contrario? Zero. Chi si astiene? Zero. Votiamo anche sull'immediata esecutività. Vale. Ufficialmente la cittadinanza onoraria Davide Maranfino con la seguente motivazione: per il prestigio conseguito in Italia e all'estero attraverso il prezioso e straordinario contributo profuso nell'intensa attività imprenditoriale, umana, sociale e morale. Grazie a tutti. Voglio mandare ovviamente il pensiero rappresentante una delle caratteristiche, delle principali qualità del nostro artigianato artistico, il maestro Varena e di Peppino Cignarella. Parto
non dall'opposizione. Io ho fatto dalla minoranza, che ringrazio vivamente delle parole che mi sono state dette, e vorrei tutti vicino a me, se è possibile. Bravo. Certi tipi di contatti che mi potevano condizionare. Ho sempre partecipato alla vita di quello che era l'unità, e quando una persona dona, il bene è che quelli che hanno questo dono devono farlo tesoro. Per me è importante che una persona che si distingue deve pensare alla sua famiglia, ma la famiglia è fatta di valori, di persone. Non posso vedere sul vicinato le cose che iniziano con un discorso bello e si va a finire sempre le solite cose. A me interessa l'unione, a me interessa avere tutti vicino, come voi lo avete detto, per far sentire la nostra voce, non soltanto sulla zona. Il mondo guarda Sant'Andrea, guarda i primi che sono stati inseriti in questa cosa, che io ringrazio, che non è qualcosa, ma è non un titolo mondiale. Il popolo di Sant'Andrea è un suo rappresentante, ma prima invece sono delle persone che io non potrò mai raggiungere, magari in Italia, Francesco Pallante per esempio. E qui va un applauso. Sono stati dei grandi che sono passati di qua, che si sono distinti per i sacrifici, perché noi oggi abbiamo una democrazia, ma ricordatevi che tutti i problemi, quando si isolano le persone, si ritorna a quelle che erano le guerre. La storia ci ha insegnato che gli sconfitti bisogna amarli, e bisogna prendere quell'energia e coinvolgere tutta quella che è la parte dell'energia negativa. Io vengo da una famiglia di elettricisti, non c'è corrente se non c'è il positivo e il negativo, ci vuole questa bilancia. Quando voi viaggiate sui treni Freccia Rossa, vi faccio un aneddoto. Questi qui sono stati progettati già 25 anni fa. Per non essere uniti, vi dico un aneddoto. L'Olanda, che noi amiamo, amiamo anche quando ci rompono le fontane. Li amiamo, ma non tutti gli olandesi sono spaccafontane. Ma io mi sarei aspettato da loro, cosa che non è stata fatta, che adesso rimanendo, e c'è tanta gente.
Per cui i giudici devono fare i giudici. Ma ricordatevi, se noi presentiamo il Freccia Rossa ad Amsterdam, il Freccia Rossa si scelse una giornata storica che dava una tempesta di neve. 30 centimetri di neve, il macchinista per 22 volte ha schiacciato il pulsante di sicurezza per lanciarlo a 300 all'ora. Tutti i giornalisti del mondo vedono arrivare questo Freccia Rossa mezzo distrutto. Questo è il che. In quel momento l'Italia ha perso un'occasione. Adesso ci sono i danni. Ecco, noi dobbiamo fare tesoro di questo, arrivare quando, come noi, andavamo le donne alla Rete Rossa, noi alla Tonza di Giovanni Romastore, o andavamo per l'Origano, o andavamo a raccogliere i funghi. Mia mamma faceva sempre un pariluccio, ma si mettevano tutti in un canestro. Io poi mangiavo la frittata che mi piaceva tanto e qualcuno mangiava anche un pezzo di carne. Questo per me è l'augurio per Sant'Andrea e intanto mia zia che mi è rimasta che oggi compie fa il suo compleanno. Faccio un'eccezione per il prof, perché ovviamente con i dati vecchio sindaco non si può mai intervenire al Consiglio Comunale. 20 secondi, con la promessa di questo è il punto. Noi non siamo sede di università, però io sono appassionato di libri antichi, questa è la copia di una laurea in diritto dell'Università di Padova, metà 700, te lo dono. Bravo!